Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ricordando i primi video che sono stati pubblicati sul mio canale e che facevano riferimento al workflow di Studio One e al mio workflow, quindi come adattavo il mio workflow a Studio One, sono cambiate diverse cose, anche perché all'epoca venivo da Cubase e quindi cercavo di portare, come capita per tutti coloro che passano da un'altra DAW, il mio workflow all'interno di Studio One. Vi mostrerò in queste lezioni come normalmente creo il mio workflow iniziale, facendo poi riferimento alle domande che spesso mi vengono fatte su che tipo di catene effetti utilizzo, che tipo di catene effetti vengo a creare per il mastering, che tipo di catena di mixing utilizzo. In queste lezioni vi mostrerò quello che ho già fatto nei primi video, ma che ho ampliato e quindi migliorato in questi anni. Questo è comunque il mio approccio personale, sono i miei sistemi di lavoro e sono riferiti spesso a degli standard di convenzione che vengono creati appunto negli studi più famosi e dove è giusto che il prossimo sound engineer che metterà mano a questi mix o che metterà mano ai master abbia o sia in grado di riconoscere un workflow abbastanza comune. Tutto, come vedremo, è improntato sulla semplicità di utilizzo e su una logica di lavoro molto comune che viene spesso utilizzata appunto da tutti quanti i sound engineer. Iniziamo dalla song base, quindi creiamo una nuova song completamente vuota, chiameremo Pop ed iniziamo a utilizzare lo spazio per poter organizzare al meglio le nostre sessioni. Normalmente prima di iniziare il lavoro, quindi il mio workflow di base prevede delle tracce audio, delle tracce MIDI, degli instruments già pronti da poter suonare immediatamente e un mixer già pronto e preparato per poter iniziare a mixare ciò che noi stiamo suonando. Questo perché ci mette in condizioni di lavoro rapide e veloci, soprattutto quando siamo in compagnia di produttori che non hanno voglia di aspettare i nostri caricamenti dei plugin, delle patch, dei sounds, eccetera, eccetera. Ma è anche un sistema pratico per noi per poter avere una song subito pronta, per poter lavorare immediatamente, anche se i suoni non sono definitivi, ci permette comunque di avere un'idea approssimativa o quantomeno quasi definitiva del lavoro che stiamo svolgendo. Poi in un secondo momento, quando saremo da soli e senza appunto i produttori al nostro fianco, potremo migliorare quello che noi abbiamo scritto o che abbiamo composto. Per prima cosa aggiungiamo delle tracce audio, io in genere ne faccio 8 mono per la voce. Sceglierò poi l'input, in questo caso del mio sistema, sto utilizzando appunto 6 input dai miei preamplificatori esterni, in questo caso l'ISA o il NIV. Prendiamo ad esempio NIV 1. E l'output in questo momento va su main, il main out appunto di Studio One. Facciamo ok, vengono create le 8 tracce e già nel mixer le vediamo pronte. Una cosa che faccio immediatamente è creare un bus per queste tracce. Quindi seleziono tutte le tracce tenendo premuto Shift, faccio aggiungi bus per le tracce selezionate e lo chiamo Vox. Posso successivamente mettere in cartella queste tracce, quindi pack folder, lo chiamerò Voxes, in maniera da poter accedere. Come vediamo sull'arrangiamento è apparso il bus che ho appena creato, questo mi è comodo per poter aggiungere le automazioni e verificare qui i plugin poi all'interno del bus che sto utilizzando per inviare tutte le voci. Lo stesso posso fare per i cori, per esempio le altre 4 che ho qui, dalla 5 alla 8 potrebbero essere le voci dei cori, le seleziono, faccio aggiungi bus e chiamerò cori. Anche questa va indirizzata nel main out. Per visualizzare e per creare appunto i bus sull'arrangiamento dobbiamo fare riferimento sempre alle preferenze Advanced Automation. Facciamo attenzione che queste tre preferenze siano abilitate, quindi l'Automatically Create Automation Tracks sia acceso, altrimenti non avremo questa opzione poi nell'arrangiamento di Studio One. Andiamo avanti con la creazione delle altre tracce, quindi sempre clic tasto destro, Tracks, e facciamo delle tracce ad esempio di chitarra acustica, ne facciamo due. Mono, ok, e sempre Add Bus for Selected Channel, lo chiameremo chitarra acustica. Possiamo eventualmente anche far sì che queste due tracce vengano una volta racchiuse nelle cartelle, questa è un'opzione in più che ha Studio One, quindi far modo che questa cartella vada direttamente
nel bus, chitarra acustica. Quindi una volta selezionato, come vediamo, la cartella diventa essa stessa un bus. Ovviamente che cosa fa? Cancella il bus chitarra acustica che avevo creato e crea un bus cartella. In questo modo possiamo anche espanderla direttamente dal mixer. È un'altra feature molto interessante di Studio One per la creazione appunto di questi sistemi molto rapidi. Lo stesso possiamo fare per Vox, una volta inviata in Vox, ma attenzione che abbiamo anche i cori all'interno, quindi queste 5 potremo fare una seconda cartella, chiameremo cori, tiriamola fuori e la cartella stessa, una volta inviata ai cori, viene tolto il bus cori e creata una cartella bus cori che troviamo poi qui vicino alle voci, molto molto utile. Lo stesso faremo per Voxes, quindi anche in questo caso. Come vediamo sul mixer è cambiato qualcosa, abbiamo i bus che ora sono vicini alle tracce a cui fanno riferimento. Questo è un workflow molto utile quando abbiamo degli arrangiamenti estremamente complessi. Come vediamo l'espansione della cartella coinvolge l'arrangiamento ma non il mixer. Per far sì che questo venga coinvolto dovremo il Link Show High Visibility ed Expansions Visibility sempre attivato. In questo modo quando noi apriremo il bus avremo anche accesso direttamente alle tracce che sono coinvolte con il bus. Non abbiamo più però a disposizione i parametri dei bus. Per accenderli dovremo cliccare su A e accedere al volume, quindi l'automazione poi del bus direttamente qui sull'arrangiamento. Quindi con il tasto A accendiamo le automazioni del bus. Come vediamo questo sistema diventa molto molto pratico e ci aiuta in maniera rapidissima ad avere un controllo ed un'organizzazione, una pulizia negli arrangiamenti estremamente semplice e rapida. Assolutamente efficace. Come vediamo poi i bus hanno accesa questa funzione gruppo che poi ritroviamo nei gruppi appunto del nostro mixer e possiamo scegliere di lavorare appunto con i gruppi diretti. Quando lo accendiamo, come vediamo, le tracce vengono raggruppate e ovviamente fanno riferimento tutte allo stesso volume perché fanno parte di un gruppo. Per disabilitare il gruppo lo spegniamo. Andiamo avanti con la creazione delle altre tracce che a noi interessano. Abbiamo messo la chitarra classica, aggiungiamo le chitarre elettriche, in questo caso sempre aggiungi chitarre elettriche, facciamo finta di utilizzare ad esempio Guitar Rig o Amplitube o Ampire, sempre quello di Studio One. Possiamo scegliere di utilizzare dei preset che abbiamo già pronti qui all'interno, magari salvati già con i suoni distorti o puliti delle chitarre. L'input prendo quello dell'ISA 2 da cui entro con il jack della chitarra, l'output sempre su main. Qui all'interno posso aprire Ampire e poi duplicare appunto sulla seconda traccia di chitarra acustica. Le chitarre acustiche, così come sono, possono poi essere indirizzate in una cartella. Quindi facciamo il pack folder classico, chitarre elettriche, e poi assegniamo direttamente un bus. In questo caso non è presente come era prima, possiamo scendere sotto e fare aggiungi Add Bus Channel. In questo caso viene automaticamente creato un bus per le chitarre elettriche, quindi per la cartella che ho scelto e creato, e averlo già pronto con l'uscita sul main out. Quello che ci occorre poi è una traccia di basso, quindi aggiungiamo il basso, sia basso elettrico, in questo caso mettiamo sempre due tracce, sia basso MIDI, quindi in questo caso ho il basso elettrico e aggiungo un instrument per il basso MIDI. Posso utilizzare o i suoni che si trovano all'interno di Studio One, ma normalmente preferisco usare Trillian di Spectrasonics. Seleziono un basso che uso spessissimo, quindi andiamo su Bass Instruments, Electric Finger, cioè andiamo in basso, Petrucci Six Fingers e carico questo basso all'interno. In questo modo adesso dovrò creare una traccia MIDI, quindi aggiungi traccia, Instrument, Bass, ne mettiamo una e scegliamo come Instrument Existing Instruments, cioè strumento esistente, Trillian canale 1. Il basso viene già creato ed assegnato. Adesso chiudendo tutte e tre le tracce in una cartella posso fare una cartella basso e assegnarla nuovamente con Add Bus Channel to ai bassi che fanno parte di questa cartella. Ricordiamoci di tirarla fuori dalle chitarre, eccola qui. Aggiungiamo un pianoforte, assolutamente utile, quindi Pianotech è quello più rapido che uso per l'inizio degli arrangiamenti. Anche in questo caso aggiungo una traccia MIDI o posso anche trascinare direttamente Pianotech, vediamo dal nostro browser, questa è un'altra funzione molto utile di Studio One. Vado qui sotto Instruments, scelgo Modart, Pianotech 7
e lo trascino nell'arrangiamento. In questo modo viene creata sia la traccia MIDI sia l'instruments qui nella traccia nel rack instruments. Possiamo poi fare duplicate track, in questo caso viene duplicata la traccia MIDI che fa riferimento sempre allo stesso instruments. Faccio un pack folder, lo chiamerò piano e aggiungo un bus per questo pianoforte. Abbiamo ora bisogno di una batteria, quindi sempre in questo caso vado ad utilizzare Impact, ad esempio, di Studio One, che utilizzo spessissimo. Poi mi carico Kick di Sonic Academy, anche questo lo uso molto, e proseguo nella stesura, diciamo nell'apertura degli instruments MIDI con Addictive Drums di XLN Audio, il mio must per ogni situazione di plugin di batteria. Posso comunque poi aggiungere ad esempio Addictive Keys dentro il bus dei pianoforti, quindi nel caso volessi utilizzare Addictive Keys lo caricherò poi all'interno dei pianoforti, trascinandolo poi nella cartella del pianoforte, sarà già assegnato all'uscita e al bus piano, molto molto utile. Abbiamo qui le batterie, quindi faremo un pack folder, lo chiameremo Drums, e assegniamo un bus anche a questo. Come vediamo già i bus pronti con chitarra, voce, basso e batteria, questa è la band base da cui poi posso partire. Quello che serve ora è aggiungere magari dei sintetizzatori, quindi torniamo sempre nel nostro browse e andiamo ad esplorare quelli che utilizzo più spesso in assoluto. Il primo è ANA di Sonic Academy, eccolo qua, poi utilizzo tantissimo Diva di UE. Attenzione a non trascinarlo sopra Dana, altrimenti viene creato un multi-instruments, poi vedremo a cosa servono. Zebra, che uso tantissimo ancora, anche sempre di UE. Falcon di UVI, il mio must per i sintetizzatori, insieme a quelli di Arturia, che adesso andremo a vedere. Quindi il mio ARP 2006, il CS80, come vedete ho anche fatto i thumbnails per ritrovarli molto velocemente, e il DX7 di sempre di Arturia. Poi aggiungo ovviamente gli altri due indispensabili, che sono il Jupiter 8, il Moog e il Prophet, oltre ovviamente al Synclavier. Aggiungiamo infine il vocoder e poi gli altri che uso normalmente, il Silent One di Lennard, Contact di Native Instruments, che utilizzo poi per le orchestre e tutto il resto, Reactor, anche lui molto molto utile, la versione Play, da cui utilizzo poi le librerie come Form o altri, le trovo estremamente interessanti. Salviamo. MyTai di Presonus, che contiene delle cose interessanti, e Presence, che ho già caricato abbondantemente di Sound Font, quindi provenienti da altre DAW. In ultimo Spire e qualcosa di Rob Papen, che utilizzo in maniera ossessiva in alcuni brani, come ad esempio il Raw Kick, mi permette di avere dei suoni estremamente cattivi di cassa. Questo potremmo anche inserirlo nel folder dei drums, vediamo un po', eccolo qui. Blue, che utilizzo molto per i pads, e i sempreverdi usatissimi Omnisphere, che avete già visto nei video sui plugin che utilizzo più spesso, e ovviamente anche Stylus RMX, che metto nella sezione, nel folder drums. Trillian l'abbiamo già utilizzato. Poi Spitfire, per poter lavorare appunto con le sezioni di orchestra, quindi per avere degli archi a portata di mano, anche se spesso quelli di Omnisphere sono molto rapidi e veloci per poter suonare rapidamente le parti. Sempre nei sintetizzatori utilizzo il TAL 1 LX V2 e Vienna Ensemble Pro nel caso volessi utilizzare le librerie esterne riguardanti gli archi o i synth contenuti appunto in Vienna Ensemble, che utilizzo appunto per caricare altre sessioni di instruments. Facciamo un pack di tutti questi synth. Quindi selezioniamoli tutti con Shift, pack folder, li chiamiamo synth, li trasformiamo in un bus e ho già tutto pronto per poter iniziare un arrangiamento da zero. La cosa che poi tengo sempre davanti è ovviamente, per avere rapidamente i marker, l'arranger track e la tempo track. Questi sono quelli che utilizzo subito per poter creare poi l'arrangiamento e quindi iniziare a scrivere le parti all'interno dei brani. Poi li ritroviamo qui al lato e diventano molto utili poi nel caso volessi utilizzare lo scratch pad, che per me è fondamentale per poter sperimentare, creare tempo track eccetera eccetera, per poi riportarle all'interno dell'arrangiamento principale senza necessità di aprire un'altra song per fare questo genere di esperimenti. In questo caso poi, per mia necessità personale, tutti i bus li faccio del colore blu, mentre i canali effetti, che adesso vado ad aggiungere, FX Channel,
le faccio viola, questa mia consuetudine che trovate in tutti i video dove mostro i miei arrangiamenti e le mie sessioni di mix. Poi possiamo scegliere di inviare tutti i bus ad un altro bus supplementare che chiameremo o mix o master, per non coinvolgere il master output che troviamo qui all'alto. Poi la cosa comoda di Studio One è che ogni uscita dei bus o dei master può essere indirizzata direttamente alle uscite fisiche delle schede audio. Nel caso volessi poi andare all'interno del mio sommatore analogico con tutti i bus, basterà semplicemente assegnare ogni uscita alla Ferrofish, che mi permette appunto di ascoltare poi in analogico la somma dei canali, in questo caso dei bus che vanno nelle sezioni del Ferrofish. Come vediamo, io racchiudo tutto in 16 canali mono 8 stereo per poter avere poi gli effetti, che possono essere indirizzati o un'uscita separata al di fuori del sommatore o all'interno del sommatore. Il tutto avviene in maniera digitale attraverso la mia scheda audio collegata via MADI al convertitore, quindi non ho alcun tipo di latenza o ritardo negli in-out verso le schede audio. Una cosa che faccio normalmente è quella di utilizzare poi sul bus master il mio outboard esterno, quindi chiaramente utilizzo spessissimo nella pipeline il mio VC4, che è un compressore bus master in stile SSL ricopiato dalla console, quindi non il progetto che si trova normalmente su internet, che mi permette di avere quel classico sound SSL direttamente sul master out. Questo lo utilizzo in maniera hardware. Poi nella sezione master posso proprio poi inserire ovviamente o un analizzatore, normalmente uso un meter o più di un meter, la cosa che uso di più è il phase meter, che ovviamente Studio One cliccando una volta mi permette di avere poi qui a disposizione senza aprirlo come plugin esterno, e un level meter, anche questo è sempre disponibile con un click, come vediamo. Una cosa molto comoda è quella di utilizzare, nel caso dovessimo fare gain staging invece, quindi dobbiamo accettare delle tracce provenienti da altre DAW, quindi iniziare il mix, è quella di inserire, lo trovo molto comodo, i controlli sui singoli canali che riguardano appunto il gain pre-fader, quindi pre-insert. Per fare questo su Studio One, dentro le preferenze troviamo Input Controls, che attiva già questa funzione, quindi qui posso lavorare sul gain di ogni singola traccia, e un View Meter molto utile, che apro su ogni canale, quindi cliccando una volta diventa in questo modo, quindi viene reso visibile, facendo Shift poi sui canali e trascinandolo una volta viene ricopiato su tutti i canali che sono stati utilizzati. La sensibilità poi del scaling del View Meter va in base ai bit, quindi in base se vogliamo lavorare a meno 12 o meno 18 abbiamo una scala di valore da utilizzare in questo modo, quindi poi possiamo velocemente selezionare questa scala su tutti i canali a cui è applicata. Molto comodo, utile per poter avere a disposizione appunto un View Meter rapido anche sul master per capire che cosa sta accadendo nel segnale in ingresso prima di arrivare ad esempio alla pipeline, che lavora proprio strettamente in analogico. Questo crea, come vediamo, un sistema molto rapido di accesso alle tracce. Gli effetti possiamo anch'essi racchiuderli in una cartella. Una cosa che trovo estremamente utile all'interno di Studio One è quella di poter creare delle pagine di mix. In questo caso questa scena di base può essere salvata appunto come scena del mixer, la chiameremo scena 1, oppure con il click possiamo rinominarla come base e poi iniziare a fare dei mix e salvarli come altre scene. In questo modo possiamo tornare indietro anche di, non so, ore sulle fasi di mix. Possiamo fare mix mattina, mix pomeriggio, mix giorno tot. In questo modo diventa molto utile poi poter tornare sulle pagine di mix e riascoltare quello che è stato fatto in precedenza senza dover ricorrere al classico salva come mix 1, mix 2, mix 3, eccetera eccetera. Il mixer di Studio One poi l'ho spiegato in tantissimi tutorial su cui poter vedere le effettive potenzialità di questo sistema. Nelle fasi di mix, poi, quando avrò registrato tutto, questo è un workflow base su cui inizio a scrivere le song insieme al produttore o al cantante di turno, posso avere a disposizione anche, posso aggiungere dei canali VCA da poter utilizzare poi in futuro per la programmazione del mix. Li inserisco qui e non li utilizzo, potrò poi utilizzarli successivamente.
Un'altra cosa che devo ricordarmi spesso di fare è quella del andare negli input, quindi in questo caso gli input in cui sto entrando, in questo caso col microfono ma con la chitarra o il basso, inserire un accordatore qui che mi permette di avere una visuale sull'accordatura degli strumenti, quindi della chitarra o del basso, senza dover entrare nel mixer e quindi poi dover confrontarmi appunto con la latenza magari del plugin. Quando poi non mi serve più lo spengo, ma lo tengo qui sempre nel canale degli input. Questo diventa il workflow base di partenza, diciamo. Una volta terminato posso salvarlo e renderlo immediatamente disponibile nella sezione dei template. Quindi faccio salva come template, lo chiamerò intro JGR Studio, descrizione metterò 8 più 8 più synth più drums piano bass. Posso anche scegliere un'icona da aggiungere, faccio ok e in questo modo verrà salvato nei template e ogni volta che creerò una song da zero andrò direttamente su new song e sotto user troverò intro JGR Studio. In questo modo viene creata una nuovissima song con tutti i parametri che avete visto già preimpostati e mi permette di iniziare subito senza dover spendere appunto 20 o 30 minuti per ricreare il workflow che mi serve per poter iniziare a registrare o a mixare un brano. Questa, come tantissime altre lezioni, le trovate all'interno dei miei corsi su www.proaudiolearning.com, corsi ufficiali di Studio One, e troverete presto anche corsi di mix e di mastering dedicati, dove vi spiegherò le tecniche più famose, le tecniche che uso io attualmente e i trucchi che vengono spesso utilizzati per poter arrivare ad un prodotto professionale anche lavorando soltanto in the box. Quindi come scegliere i plugin, come ascoltare gli effetti, come utilizzarli al meglio. Registratevi sulla mia piattaforma proaudiolearning.com, l'iscrizione è gratuita e riceverete poi notifica delle lezioni o dei corsi che verranno introdotti in futuro. Vi invito a cercare anche gli altri video sul workflow per l'orchestra, per la registrazione dei sintetizzatori e tanto altro ancora che sono già stati pubblicati in passato sul mio canale, che tornano utili appunto per velocizzare tutte le operazioni di recording, di mix e di mastering. Nelle prossime puntate vedremo come creare un workflow per il mastering, quindi iniziare appunto a creare una catena, a pensare una catena da poter utilizzare per il mastering delle nostre songs. I principi che ho spiegato possono essere ovviamente attuati ed utilizzati su qualsiasi DAW, l'importante è mantenere un ordine che poi sia semplice da riconoscere anche da altre persone, ma soprattutto un ordine per noi stessi per avere sempre una visione globale e veloce di quello che stiamo facendo senza perderci in tracce, creazioni, spostamenti, decine e decine di canali inutilizzati all'interno del nostro lavoro. La confusione appunto crea momenti di stress e spesso quando ci interrompiamo per andare a fare altre cose o per uscire a prendere una pausa difficilmente riusciamo a riavere lo stesso focus sul brano nel momento in cui è magari lasciato incompleto o in disordine. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!